Ci troviamo al bar Gelateria Capani di Castrovillari per il secondo appuntamento culturale con il caffè europeo. È diventato un appuntamento importante il caffè culturale europeo a Castrovillari. Un incontro dibattito sull'integrazione culturale, politica ed economica europea. Il titolo questa volta è Dalla Comunità Economica Europea all'Unione dei Diritti. Abbiamo anche questa volta, a questo secondo appuntamento, il professore Fragola, docente di diritto dell'Unione Europea all'Università della Calabria. Al professore Fragola gli chiediamo subito, proprio in virtù del titolo che abbiamo pensato di intitolare appunto Dalla Comunità Europea all'Unione dei Diritti, un bel percorso legislativo, quindi dai quattro stati fondatori dell'Unione Europea ai 28 attuali, quindi un bel percorso normativo sino ad arrivare alla Carta Costituzionale. Quindi chiediamo al professore Fragola, in pochissime battute, anche perché poi ci spiegherà attraverso l'incontro in maniera più approfondita. Prego. Prima cosa, grazie per questo invito, perché è importantissimo pubblicizzare, soprattutto promozionare l'Unione Europea, visto che tutti ne parlano, ma in verità non sempre con cognizione di causa. E quindi noi abbiamo in mente quest'Unione, questo mostro che in effetti è la causa un po' di tutti i nostri mali. Voglio dire, spesso io dico questa frase, che l'ordinamento giuridico politico, che piace a tutti, non l'hanno ancora inventato, quindi è chiaro che alcune cose ad alcuni vanno bene e ad altri no. Lo stesso si può fare a livello di Stati e quindi poi a livello di cittadini degli Stati. Parliamo di diritti, perché sennò si parla sempre di doveri che l'Unione impone, diciamo tutte questioni che riguardano questioni monetarie e questioni economiche. Noi parliamo di un passaggio epocale che c'è stato in questi 60 anni di integrazione europea, perché lo ricordo, sono passati 60 anni, non un giorno, ma nessuno se n'è accorto, e quindi dall'unione economica, dal mercato, dai consumatori siamo arrivati a una protezione anche dei diritti fondamentali della persona. Abbiamo una cittadinanza dell'Unione, ma nessuno lo sa, abbiamo dei diritti che ci derivano in modo importante dall'Unione, però si parla solo dell'aspetto più dei doveri e non tanto dei diritti, ma ne parleremo più tardi. Quindi cittadini italiani, ma io direi cittadini europei, con forza dobbiamo capire e quindi impegnarci e stare insieme soprattutto quando si parla in occasioni come queste che sono importanti per il futuro dell'Unione, per il futuro di una regione, perché è importante capire questa non differenza, capire che siamo non solo cittadini italiani ma cittadini europei. Assolutamente, guardate, il mondo ormai lo vediamo tutti i giorni in televisione, attraverso i mass media, il mondo va per macro aree ormai, Cina, India, Stati Uniti d'America, America del Sud, tutte aggregazioni di stati proprio per creare queste entità molto più ampie, per riuscire a controbattere quello che è la globalizzazione. Quindi il discorso nostro europeo è fondamentale, perché nessuno si può permettere di stare da solo, neanche la Germania può stare in ambito globalizzazione nei confronti di Cina, India, i grossi paesi cosiddetti emergenti, ma sono già emersi. Quindi la cittadinanza è sicuramente un elemento di quello aggregante dei cittadini. Noi siamo cittadini italiani, cittadini degli Stati membri, e siamo anche cittadini europei. Abbiamo dei diritti che ci derivano dai diritti di cittadinanza europea, ma nessuno lo sa. La Cina è un pericolo per l'Unione Europea?
No, la Cina non è un pericolo, è una grande opportunità. Nessuno sa che l'Unione Europea è l'entità, diciamo, è la prima entità mondiale per scambi commerciali. Cioè la Cina e l'Unione Europea scambiano maggiormente più che ogni altra area mercantile e commerciale del mondo. Quindi è un'opportunità, certo. Noi abbiamo dei dazi doganali nei confini dell'Unione che servono proprio per calmierare quelli che sono i prodotti esteri stranieri, anche i prodotti cinesi logicamente. Altro ospite d'eccezione al bar gelateria Capani di Castrovillari per questo secondo appuntamento culturale, come dicevamo prima, con il caffè europeo. È un incontro dibattito sull'integrazione culturale, politica ed economica europea. Abbiamo con noi il professore Giampaolo Gerbasi, docente di diritto pubblico europeo e comparato all'Università della Calabria. Quindi un professore importantissimo che da lui ci aspettiamo una relazione su, diciamo sulla cronistoria, sulla storia della comunità economica europea fino ad arrivare all'Unione dei diritti, quindi alla Carta Costituzionale Europea, ai famosi diritti. Chiedo anche a lei, un bel percorso normativo, quindi dall'Europa dei 4 ci troviamo all'Europa dei 28, quindi un bel lavoro sotto il profilo diciamo storico, normativo. Sì, come diceva, diciamo, è stato un lungo percorso che ha visto l'ingresso in Europa di nuovi stati, alcuni diciamo di matrice occidentale, altri che invece soprattutto nell'ultimo allargamento diciamo hanno avuto ingresso a seguito dello scioglimento del blocco sovietico. E anche questo, diciamo, è un merito dell'Unione Europea, quello di avere in questo lungo percorso amalgamato culture anche diverse nell'ottica appunto della tutela dei diritti fondamentali. Anche stati che tradizionalmente, quelli del blocco sovietico, diciamo, erano avvezzi ad una logica e a culture che non riconoscevano alcuni diritti, diciamo, hanno dovuto confrontarsi per poter entrare in Europa con l'accettazione di alcuni principi, e tra questi principi è appunto quello del necessario rispetto dei diritti fondamentali. Ecco che quindi l'Unione Europea è un percorso a tappe lungo che va nella direzione di un progressivo riconoscimento dei diritti fondamentali, ma che ancora può fare dei passi in avanti, soprattutto nella tutela dei diritti sociali. Da questo punto di vista, almeno questa è la mia idea, penso che l'Unione Europea debba progredire nel senso di in qualche modo evitare che attraverso vincoli economici finanziari stringenti si possano restringere le tutele dei diritti sociali nazionali. Parlo di diritto all'istruzione, di diritto alla salute, perché in questo caso parliamo di diritti che hanno un costo, e i diritti che costano, a fronte di uno scenario europeo che pone sempre più stringenti vincoli economici finanziari, richiede un bilanciamento tra queste due esigenze. L'equilibrio di bilancio è il godimento dei diritti sociali. Ecco che da questo punto di vista serve una maggiore politicità dell'Unione Europea, ma non è una responsabilità dell'Unione Europea questa, è una responsabilità degli Stati membri che fanno dell'Unione Europea. Qual è lo slogan? Più Europa, ma un'Europa diversa. Un'Europa più coesa. Un'Europa più coesa e più politica. Più politica e forse quel senso di appartenenza, di essere non solo cittadini italiani ma cittadini europei. E infatti questo è un altro pregio, un altro merito dell'Unione Europea, diciamo la doppia cittadinanza. Ormai si è cittadini di uno Stato nazionale ma si è anche cittadini europei. Questo, diciamo, riguarda solo alcuni diritti, ecco perché è necessario, come diceva, accrescere questo senso di appartenenza. Ma l'appartenenza però richiede anche, diciamo, la condivisione di alcuni principi, quello di solidarietà. Ecco allora che da questo punto di vista la solidarietà tra Stati implica che anche gli Stati che hanno meno problemi, tra cui la Germania, in qualche modo devono accollarsi, appunto in un'ottica di solidarietà, quelli che sono i problemi degli Stati un po' più a rischio, più problematici, tra questi gli Stati mediterranei.